Ciao, sono Bruno e benvenuto nel nostro nuovo video tutorial. Questa volta ti parlo del condensatore. Come al solito, se il video ti è utile e ti è piaciuto, metti mi piace sotto e iscriviti al nostro canale. Il condensatore è un pezzo fondamentale di ogni motore a 220 V per gli impianti di automazione. È quello che inizialmente comincia a far girare il motore e quello che serve anche all'inversione del moto per far aprire e chiudere il cancello. Ogni condensatore ha un suo valore specifico, qui ne ho due in esempio, uno è da 6,3 microfarad e uno è da 8 microfarad. Questo perché ogni motore ha un suo condensatore specifico e va sempre rispettato il valore quando si sostituisce. Il valore che abbiamo appena visto si chiama capacità. Per farti capire come influisce sul movimento di un cancello, facciamo una similitudine. Facciamo finta che la capacità sia il peso e che il condensatore sia su un piatto della bilancia. Dall'altra parte ci sia un altro peso molto grande, tipo un camion. Se vogliamo spostare il piatto della bilancia, il peso del condensatore dovrebbe essere sicuramente maggiore del camion, anche di poco, ma deve essere maggiore del camion. Se è leggermente inferiore, il piatto della bilancia rimarrà fermo e non si muove. Quindi se la capacità ha il valore che è scritto, diciamo, sul condensatore, il cancello comincerà a muoversi. Se è leggermente più bassa, non si muoverà, oppure si muoverà con poca forza. Per individuare se il condensatore è guasto, servirebbe uno strumento che si chiama capacimetro. Questo strumento è normalmente in possesso dei tecnici, non si trova normalmente sui tester, quelli comuni che si possono avere anche dentro casa. Però c'è un metodo molto più semplice che si può fare, che è quello di sostituire direttamente il condensatore. Se il cancello ricomincerà a funzionare normalmente, significa che avremo individuato il guasto. Si può cambiare il condensatore direttamente perché il costo del condensatore è veramente irrisorio. I condensatori variano dai 7 ai 15 euro, quindi tentare la sostituzione del condensatore è sicuramente una strada economica e da percorrere. Che tu stia sostituendo un condensatore su un operatore a pistone oppure su un operatore scorrevole, l'operazione da fare è sempre la medesima. L'operatore ha tre fili, uno è il comune, l'altro è l'apre e l'altro è il chiude. Tu troverai già un condensatore collegato e lo troverai collegato normalmente tra il filo marrone e il filo nero. Il filo comune, che può essere grigio o blu, non è interessato dal collegamento del condensatore, quindi sostanzialmente lo troverai così. Ok, tu adesso hai due opportunità. La prima è tagliare i fili del vecchio condensatore e collegarci il nuovo con un morsetto, senza stare attento alla polarità, perché il condensatore non ha polarità, quindi puoi attaccarli come vuoi. Oppure rimuovere i due fili e ricollegarli direttamente sui fili del motore. È un'operazione molto semplice, banale, che possono fare tutti. Il cavo sarà staccato dall'alimentazione della centralina, quindi non c'è nessun pericolo, e potrai quindi verificare se effettivamente il problema derivava dal condensatore. Soprattutto d'inverno il condensatore è molto importante, perché se hai un operatore olio dinamico, l'olio in inverno è sicuramente più contratto a causa del freddo, e quindi la pompa e il motore fanno più fatica e serve la capacità massima del condensatore, quindi un condensatore in buono stato, per farlo muovere. Ma anche se hai un'automazione elettromeccanica, d'inverno gli ingranaggi fanno sicuramente più resistenza, e quindi anche in quel caso serve tutta la forza possibile per far partire il motore, e quindi serve un condensatore in buono stato. Ecco perché il problema del condensatore si verifica maggiormente in inverno che in estate. Prima ti ho dato un range di spesa per l'acquisto di un condensatore. Vorrei fare una precisazione.
Il range di spesa che ti ho dato, logicamente, è se acquisti il condensatore da solo in proprio e te lo sostituisci, quindi tu avrai a tuo carico solamente il costo del condensatore. Faccio questa precisazione perché chiamare un tecnico per sostituire un condensatore normalmente ti potrebbe costare anche dai 90 ai 100 euro, perché devi inserire il diritto fisso di chiamata e sicuramente il tempo che il tecnico sta lì per sostituire il condensatore. Quindi faccio questa precisazione perché molte volte si fa il paragone sbagliato, che un condensatore che costa 7 euro il tecnico ce l'ha messo 100 euro. Non è così, perché il tecnico ci ha messo la propria professionalità e il proprio tempo. Ciao e al prossimo video.